Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Il più bello d'Italia è una conoscenza stretta di Maria De Filippi e lo avete visto tutti quanti. Punto il giovane ha conquistato un traguardo importante e senza dubbio meritato. Bellissimo e con un fisico statuario si è portato a casa il primo posto sbaragliando la concorrenza. Il vincitore del concorso Che ora è il più bello d'Italia è una conoscenza stretta di Maria De Filippi. Avete avuto tutti modo di vederlo e conoscerlo nel suo percorso in TV. Sapete di chi si tratta? È lui il più bello d'Italia e ha sbaragliato la concorrenza. Il più bello d'Italia è stato incoronato il 28 agosto ad Alassio. Il concorso è stato un trampolino per diversi personaggi noti e questa volta ha incoronato un conoscente stretto di Maria De Filippi. Il trionfatore del concorso è sicuramente un volto che avete visto in TV. Ha intrapreso il percorso all'interno del dating show Mediaset e si è distinto subito per la sua bellezza. Ciò che però ha colpito più di tutto è stato il suo modo di fare educato e posato. È stato protagonista di un trono discusso, soprattutto nel momento finale della scelta. La tronista ha scelto l'altro corteggiatore e la delusione nel ragazzo è stata ben evidente. La De Filippi ha spesso lodato il carattere del giovane e sarà sicuramente stata felice di vederlo trionfare nel noto concorso di bellezza maschile. Sapete chi è il primo classificato? Ecco chi è il pupillo di Maria De Filippi. Maria conosce molto bene il giovane marchigiano di 28 anni che ha vinto la fascia de Il più bello d'Italia. Si tratta di un corteggiatore che ha partecipato nella scorsa edizione di Uomini e Donne. È Alessandro Verdolini, corteggiatore di Andrea Nicole Conte. È arrivato fino alla fine del percorso all'interno del programma di Maria De Filippi insieme a Ciprian. La scelta finale però è caduta sull'altro corteggiatore e la modalità ha davvero infastidito Verdolini. Questo perché la tronista ha passato la notte con Ciprian e il giorno successivo ha annunciato in studio la sua scelta. Alessandro Verdolini e Maria De Filippi non hanno preso bene il comportamento della Conte e non lo hanno di certo mandato a dire. Nonostante la delusione per il percorso a Uomini e Donne, Alessandro ora ha avuto la sua rivincita. L'ex corteggiatore ha sbaragliato la concorrenza e ha trionfato diventando così il più bello d'Italia. Chissà se Maria avrà fatto le sue congratulazioni ad Alessandro e in molti si chiedono se avranno ancora modo di vederlo all'interno del dating show di Canale 5. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.